Ciao viaggiatori, siamo Elisa e Luca del blog di viaggi miprendemiportovia.it. In questo video vi prendiamo e vi portiamo a Fuerteventura, nelle Canarie, per scoprire quali sono i 10 luoghi imperdibili in un viaggio in questa terra veramente fantastica. Andiamo! Visitare Fuerteventura, l'isola delle Canarie che si trova a soli 120 km dalla costa africana, è un'esperienza davvero straordinaria. La natura selvaggia e i panorami mozzafiato che cambiano di chilometro in chilometro conquistano i cuori di tutti i viaggiatori che qui mettono piede. Questa è la nostra personalissima top 10, escludendo escursioni esterne come sull'isola de Lobos, dei luoghi assolutamente da non perdere sull'isola e che vi faranno prenotare subito un biglietto appena terminerà questo video. Dai, iniziamo! Partiamo dal nord dell'isola, appena fuori dai confini cittadini di Coralejo, dove inizia uno spettacolo unico al mondo, il Parque Natural de las Dunas. Immaginate chilometri e chilometri di sabbia bianchissima e finissima a formare dune a perdita d'occhio. Il vento, che in quest'isola non cessa quasi mai, ha creato un piccolo Sahara che si tuffa in un oceano verde smeraldo. Impossibile non rimanere a bocca aperta. Rimanendo nel nord dell'isola, presso il piccolo paesino di pescatori di Mahanicho, si trovano diverse calette che hanno una caratteristica unica. Sono fatti di coralli bianchi a forma di popcorn. Grazie a Instagram questa zona dell'isola ha attirato tantissimi turisti, che però non hanno resistito alla tentazione di portarsi a casa un ricordino, saccheggiandole in modo incivile. Quindi rispetto a qualche anno fa l'aspetto delle spiagge è cambiato, ma rimangono comunque decisamente da visitare, in maniera rispettosa. Nei nostri viaggi non resistiamo mai alla tentazione di visitare i fari che incontriamo in giro per il mondo. A Fuerteventura ne sono presenti ben tre: El Tostón, Punta Candia e Entellada. Sono luoghi remoti e ricchi di fascino, ognuno diverso dall'altro e tutti da vedere. Il nostro preferito è Entellada. Puntando verso ovest si arriva a una località amata dai surfisti, El Cotillo. Per quale motivo? A sud di questo paese, dove tra l'altro si trovano i migliori ristoranti di pesce dell'isola, lungo una strada sterrata iniziano una serie di spiagge da sogno, fatte di scogliere, sabbia finissima e onde smeraldine. Le nostre preferite sono Playa del Águila, La Escalera e l'incredibile Playa de Esquinzo. Continuiamo a parlare di spiagge dirigendoci verso sud e sulla costa orientale, nella penisola di Jandía. Qui si trova Playa de Sotavento. L'effetto della bassa marea su questa spiaggia chilometrica forma delle sorte di oasi, creando un panorama unico in tutta l'isola. Quando abbiamo parcheggiato il nostro van da qui, non volevamo più andarcene. Sempre grazie alla bassa marea, sulla costa occidentale, a circa 20 minuti dal paese di Betancuria, si trovano Aguas Verdes, delle piscine naturali formate negli scogli, fatte di acqua verdissima, in cui è possibile fare il bagno. Fantastiche! Il nostro consiglio è di tenere monitorato l'andamento delle maree per evitare un viaggio a vuoto. Poco più a sud, lungo la stessa costa, sorge il paesino di Ahui. Perché è imperdibile? Per due ragioni: la bellezza della sua spiaggia vulcanica nera come l'inchiostro e la passeggiata, accessibile a tutti, che porta sulle sue splendide scogliere modellate dal vento e dalle onde del mare. Fuerteventura è un'isola vulcanica e quindi in questa lista non può assolutamente mancare un'escursione su uno dei suoi vulcani, che definiscono il suo skyline. La passeggiata che ci ha portato in cima al calderon Hondo a 278 metri, che si trova nei pressi del paese di Lahares, ci ha davvero emozionato. La vista all'interno della sua caldera e sui vulcani circostanti è davvero incredibile. A pochi chilometri da Ahui, verso l'interno dell'isola, c'è un luogo magico per tutti coloro che vogliono fare trekking: il Barranco de las Peñitas. Si tratta di un vero e proprio canyon formato da rocce modellate dal vento e dall'acqua, che formano uno scenario splendido. Due spot imperdibili: la Chiesa dell'Eremita e l'Arco di Pietra. Concludiamo questo viaggio tra i nostri luoghi preferiti a Fuerteventura, al suo estremo sud, nella penisola di Jandía. Dopo un'abbondante mezz'ora di strada sterrata, quindi attenzione all'auto che decidete di noleggiare, si arriva in uno dei luoghi più magici di tutta l'isola, la Playa de Cofete.
La natura qui letteralmente esplode in tutta la sua forza in uno scenario impressionante. Una spiaggia chilometrica con alle spalle un'immensa catena montuosa si affaccia su un mare perennemente ondoso. E in più pure la presenza di un cimitero in spiaggia e di una villa che, narra la leggenda, sia appartenuta ad un ex nazista rifugiatosi qui in gran segreto. Le emozioni che si provano quando si mette a piedi qui sono davvero difficili da spiegare. Questo video su Fuerteventura termina qui. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle uscite dei nostri video e soprattutto anche seguici su Instagram, dove condividiamo quotidianamente le nostre avventure di viaggio. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!